Perché lui fa la smettila, perché lui fa lo sciocco. Comunque, benvenuti in un nuovo Svuota la Spesa. Ci sono arancione, guardate un po'. Che è Cristian? È un arancione particolare. È bellissimo, è color carota. Carote. Ecco, iniziamo subito, cari Andrici, questi due non stanno bene. Ma in effetti è così, ragazza. Lei c'ha un po' di otite. Otite. Va bene, la spesa è finita. No, perché loro diranno, dai, stringite. Allora, però come prima cosa vi faccio vedere prima cosa i dolci di calma. Stanno belli in scatole, perché non gli garba il dolcino. Abbiamo già messo a posto i surgelati, sì, scusate. Sì, sì. Abbiamo comprato i piselline. Le patatine fritte. Dai, smettila. Allora, carote. Solo carote. Che abbiamo comprato? Gli spinaci. Allora, parla, allora, facciamo i seri, perché non perché seria. Se non è serio, perché se pure non ci piace. No, no. Allora, oggi sono veramente deluso. Allora, siamo arrivati davanti al bancone dove stavano tutti i dolci. Cristian era deluso. Perché sei il buono prezzo, Cristian? Perché io non volevo. Invece il mio, secondo me, ragazzi, è buonissimo. Allora, guardate. Giussi si è presa sta... La crostata, che secondo me, non l'ho chiesto, ma sarà la crema, tipo come fanno il tiramisù, la crema di mascarpone con le fragoline. Ma lo farei. Mamma mia, Cristian. E Cristian ha preso il pinguino. Vabbè, ma io è buonissimo. Sì, è buono, però io oggi volevo una cosa proprio che ti schiatta. C'erano, però no. Ma non sta zitto. Poi, ragazze, veniamo a noi. Visto che Cristian è Cristian, beve. Wino, che wino è, Cristian? Questo è di Antonelli. Mi fa piacere, com'è sto wino? A proposito, dillo quella che avevo preso io al Lidl, che comunque tutto sommato era buonino. Buonino non era ai livelli... Cioè, l'ha bevuto, cioè nel senso del tempo, eh? No, tutto sommato è giornato, perché sennò... È durato una settimana. Poi abbiamo preso, ragazzi, comunque sono top questi, top dei top. Questi, come posso chiamare, crackers, sì, vabbè, comunque riso su riso, leggeri e croccanti, della Garbusera, raga, sono buonissimi, li dovete provare, sono anche leggeri. Cristiano, però a te non ti si vede, io a me mi sa di avere solo la capa. Basta, a me il ciuffo non me lo riprendere. In braccio. Poi, ragazze, integrali, però abbiamo preso più per freddo. Vieni in braccio, dai. Sì, dai, continua. Dai che pesi. Smettila. Poi abbiamo preso questi qua, più che altro per Francesco, però sì, sono integrali. Vabbè, Francesco, mangi pure. Perché dovete sapere che adesso in questa casa non c'è solo una persona che fa la dieta, c'è anche mio figlio che ha iniziato la palestra e ha incominciato un po' di richieste. Ha incominciato a rompere i zebedei. E mi ha fatto prendere anche la farina di avena, perché dobbiamo fare i pancake, più che altri proteici. Ah, poi ho preso l'albume, ragazzi, però l'ho messo in frigo, la busta quella di albume. Se domani qualcuno di voi c'ha un posticino a tavola. Ma sta zitto che tu mangia, che sta sapeia. Comunque, e poi ho preso, se per me, questi sono veramente solo per me, che questi non ci piace. Questi biscotti sempre in monoporzione integrali, sono buonissimi, ragazzi, assaggiateli. Del Conad, sì. Poi. Poi ho preso. Brutto. Vabbè, a me non mi interessa che lo togli dalla scatola. La pellicola. Vabbè, sì, però, la lente, non ti preoccupare. Poi abbiamo preso peccio di pollo. Ragazzi, questo qua lo stiamo facendo ricettina, che ci ha detto Francesco. Sì. Possiamo dire? Li lascio, diciamo, a bagnomaria. Si dice così, sì. A marinare, a bagnomaria. È il bagno di Maria. A marinare con la salsa di soia e paprika, o paprika dolce o paprika, dipende dalla paprika che tenete voi. Comunque mettetelo così a marinare per un bel po' di ore e, ragazzi, è buonissimo. E poi lo fai la padella con un filino, ma se non mettete l'olio è meglio. Padella antiaderente, mi raccomando, fatelo, provate. Poi clementine, poi melanzane, due melanzane, ragazze, 2,45 euro. Poi salsa di soia, ragazze, top. Poi abbiamo preso queste confezioni, quelle là piccoline, piselli,
piselli fini. Piselli fini. Questi qua io a volte me li metto anche nel couscous. Poi abbiamo preso il pane grande e vero. Ma senti quanto è morbido. Dopo voglio mangiare una bella fetta di pane. Prima busta andata. Un po' di formaggio. Vediamo la seconda. Allora, nella seconda, ragazze, non può mai mancare la cacca igienica. Scherzo, ragazze. Vabbè, comunque in effetti che non può mancare. Vabbè, comunque. Poi, tovaglioli. Poi abbiamo preso ben 3 buste di latte scremato, perché mo lo sta prendendo Francesco, anche lui. Lo prende anche lui, Francesco. E poi i rotoli, ma questi qua erano in offerta? Sì. Ah, ma quanto... sono doppi. Sono bellissimi, Christian, sono top quando fai queste cose. E un'altra busta. Madonna! Io dico Egitta, perché andata. Ragazzi, a Perugia si dice Egitta. È andata. Poi, ultima busta, ragazze, ma non per importanza, perché è chiusa così. Poi, ragazze, ci hanno dato la quanta carta sprecata. Ah, qui c'è la spesa. Vediamo un po' che c'è. Ah, vabbè, c'è il via cal con lo sconto. No, perché Giussi mi ha detto, non dire il giochino, perché loro si arrabbiano. Ah, Christian, guarda lo sconto. Ma era ottico. No, ah, è l'ottico. Vabbè, comunque scherzo, ragazze. Che e che segreto? Questo è per loro. Vabbè, Giuseppe, ottico, via cal d'or. Vabbè, niente da fare. Poi banane, com'erano le banane questa volta? Christian, questa volta che banane erano brutte. Benaccio. Poi abbiamo preso anche le lenticchie, ma sono la stessa. Sono... no, queste qua sono del Conad. Queste qua sono della Valfrutta. Perché il Conad non le fa. Ah, hai già ragione. Perché queste sono comode, perché sono monoporzioni. Dato che capita qualche volta che mangio solo, perché lei fa la dieta, Francesco non c'è. La dieta, mangio sano, non è una dieta, perché poi mi chiedono che dieta fai. Non è una dieta, mangia sano. Poi la carne. Scudo di essere. Infatti scudiamo veramente, che se noi mangiamo ci attaccavo. Poi, ragazzi, ho preso la passata, questa qua, la Mutti. Per me è la più buona, Cristian, te ti piace pure quell'altro, come si chiama? Non mi rammendo, vabbè, fa niente. Poi, poi ho preso, ragazzi, i guanti. Ah, ma a me mi si rompono subito pure questi. Ma come, ma che le ogne? Se si rompono qua, secondo te non sono le ogne? Perché non è che le ogne pure qua? Le ogne, le ogne. Come dici tu? Poi, poi ho preso 2 confezioni di yogurt magro. Questo qua è della Milk, molto buono. Hai visto la scadenza? Sì, Christian, scade il 26/3. Il 26 marzo, la voglio mangiare. Poi, tonno al naturale per moi, sacchetti della per la famiglia. Pazza tua, questa è per la famiglia, beh, certo. Anche per me. Poi, cioccolata per la famiglia, perché che se la mangi pure tu? Questa qua che stai guardando là, Christian? Poi ci faccio vedere, aspettate. Allora, Christian sta guardando lì perché, come sapete, c'è stato San Valentino e mi ha regalato il cuore di cioccolatini della Lindt, buonissimi. E me l'ha preso anche del 72% di cioccolata fondente, ma tutto, no, è 70, no, 72, sbaglio. Ma guardate che belli. Allora, lui, sapete perché stai guardando là? Perché secondo me lui lo vuole mangiare, allora stai guardando se c'era. Va bene, a posto. Poi, a pomodori gialli. Credo, non li facciamo, non li facciamo più perché come io prima. Non mangio più tanta pasta, quindi per una persona è peccato, ragazzi, quindi lo facciamo quando poi la mangio pure io. Poi abbiamo preso, guarda qua, la carne, questa devi qua. Battere un po', sì. Io la batto sempre, Christian. Poi come si chiama qua, tacchino arrosto. Poi la cipolla rossa, ormai Christian piglia solo cipolla rossa. Non è venuta sta cosa. Non so come mai. E ragazze, però si sta per spegnere la telecamera un attimo. Come siamo sciocchi, eh? Ragazzi, come ultima cosa, ma molto importante. Molto importante per me. Per me. Gli scorti. Per me. Gli ottimini, infatti sono ottimi. Sì, integrali. Ottimini. Buonissimi. E che sei, ragazze? Poi è arrivata la bolletta dell'Enel. Mamma mia, raga,
Ma come sta da fare? Allora, praticamente è raddoppiata e adesso sono sicuro di questo perché è arrivata una bella batosta. Quando l'ho letta ho fatto oh! No, ma veramente mi ha fatto manca la si fa la porto quando sì, perché mi sono un po' impressionato. Ma io adesso immagino chi ha un'attività commerciale ma come fa, perché a noi è raddoppiato, sono cifre che si aggirano, ma diciamo, però un'attività che consumava 1000 euro oggi ne consuma 2000. Poveri noi. Mamma mia, ma non ci danno nessun bonus? Ma do anch'io bonus a te. No, perché poi io faccio il tapiro, è stato bello. Perché ieri nella live su Instagram ho detto che per questa settimana ho fatto 4 volte il tapiro. E sì, è i palaurend. Infatti mi mette pensiero questa cosa. Vabbè, ma ora non vedo l'ora. Infatti, a parte che a me piace più camminare all'aria aperta, che sangue puto al vivo. Sì, quello sì. Purtroppo è per esigenze invernali. Perché non posso andare fuori a prendere il vento. Poverina, si scrocica il capellino. No, non è che mi scoccio i capelli, che mi meno male cavolo. Sono delicato, raga, a me come prendo un po' di vento mi viene mal di testa. Non so voi, ditemelo, se pure a voi succede, ma a me mi viene mal di capo. Devi comprare la giacca antivento. Con cappuccio. Però se da copri fino a qua. E ti copri qua, mettiamo scocci. Fino a qua, poi metti la mascherina che sono capposa. La mascherina. Smettila, non mi fa il solletico, Smettila. Smettila. E niente, eravamo, questa è, raga, è stato molto concreto oggi questo. Molto. Questo la spesa. Questa è la cifra che abbiamo speso. Dai, indovinate anche oggi la spesa, quindi conserva lo scontrino. Conservalo. Sì. Va bene? Conservo. Ok, quindi fateci sapere, noi vi salutiamo, sperando che il video vi sia piaciuto, spolliciate tanti pollici in su, mi raccomando iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, ve lo scriverò sempre qua, e noi ci vediamo presto con un nuovo... Un bacione da Nebbiolina e Carotina! Vieni, in braccio e salutiamo! No, smetti, fai questo di... In braccio e salutiamo! Ciao!